Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo specialissimo unboxing. Ebbene sì ragazzi, non ci sto credendo, nemmeno io, perché sto per unboxarvi il PlayStation VR, se la vogliamo dire all'inglese, VR. Ebbene, perché quest'oggi ragazzi vi unboxo questa cosa incredibile? Si tratta del regalo di compleanno da parte di Rodrigo, che non smetterò mai di ringraziare abbastanza perché è stato pensiero veramente gigantesco ragazzi. Il VR è comunque una cosa che magari avrei voluto possedere, perché comunque ragazzi deve essere una figata pazzesca. Io non l'ho mai provato in vita mia, però insomma è una cosa figa, insomma di sicuro una cosa fighissima. Per cui amore, grazie veramente di cuore, che tra l'altro mi ha fatto una sorpresa assurda perché non me l'aspettavo minimamente ragazzi. Me l'ha dato stanotte, perché oggi è ancora lunedì, non so se pubblicherò questo video oggi o quando lo pubblicherò, però insomma è il giorno del mio compleanno, quindi mi ha dato il regalo passata la mezzanotte. In pratica è stata una cosa totalmente inaspettata, perché non ho sospettato minimamente di niente, cioè è stato così bravo veramente a non farsi scoprire che è stata una sorpresa grandissima. Insomma vi dirò ragazzi, le lacrime, la commozione, perché non ci credo nemmeno io. Oh mio Dio, wow, è pazzesco, fantastico, ok, basta, insomma entusiasmo, grazie davvero di cuore, insomma che dire, senza parole, come sempre, cioè non so mai che cosa dire, veramente senza parole, grazie mille, ti amo per sempre, grazie amore. Basta convenevoli, andiamo ragazzi ad aprire questa incredibile scatola. La copertura è di cartone, insomma fuori è un pochettino disastrata. Il dispositivo è nuovo, questo ve lo posso assicurare, perché insomma l'ha comprato nuovo, è sigillato, solo che la scatola è un pochettino disastrata. Poco importa, l'importante è il contenuto, andiamo ad aprirlo insieme. Ebbene ragazzi, si tratta del pacchetto e lì c'è anche Robin che ha fatto la sua magnifica comparsa. Si tratta del pacchetto ragazzi che include non solo il visore, non solo la PlayStation camera, ma anche la bellezza di due giochi, quindi sarebbe a dire Skyrim in VR ragazzi e Doom in VR, più insomma un altro disco che credo sia tipo dimostrativo, comunque magari ci sono vari mini giochi o robe del genere, per cui insomma un pacchetto bello importante, anche perché io la PlayStation camera non ce l'avevo, quindi comunque per usare il VR ne avrei avuto bisogno. Quindi amore, sei stato veramente fantastico, attento ai dettagli. Ok, andiamo ad aprire ragazzi questa scatola. Ah, si apre da questa parte e voilà. Ah, c'è, ok, perfetto, quindi all'interno un'altra scatola ragazzi, nonostante questa sia mezza disastrata, la scatola interna è al sicuro. Cercherò di tirarla fuori senza fare danno alcuno, anche se ho un po' di dubbi. Aiuto, impossibile, no, ho dovuto fare così ragazzi. Questa è la scatola che ci si trova di fronte, là ci sono anche i miei occhiali, che belli, e la tovaglia è un po' stropicciata. Allora qua ragazzi, la parte di sopra della scatola c'è il simbolo della Play ovviamente, e insomma dagli altri lati assolutamente niente, è una scatola totalmente bianca. E uppla, ecco qua, si apre tipo scrigno, che figata. La prima cosa che ci trova di fronte ragazzi è questo. Io adesso non so se voi vedrete bene tutto quanto, proverò a zoomare un pelino. Per cui allora, vediamo di tirare fuori dolcemente tutto ciò. Non so cosa c'è qua dentro, vediamo. Ok, forse ci sono delle componenti ragazzi. Mettiamo un attimo da parte la scatolona. Sì, qua dentro ci saranno ovviamente tutti i cavi che servono. Ecco qua, qui di fronte ragazzi ci troviamo la guida introduttiva, che ovviamente immagino spiegherà come effettuare appunto tutti i vari collegamenti, per fortuna, così uno di sicuro non si sbaglia. Ok, quindi qua c'è la guida, qua c'è anche il manuale di istruzioni nel caso uno non avesse capito la guida introduttiva, altri libretti, altre cianfrusaglie, altri manuali. Ok, qua ragazzi ci troviamo di fronte a tutta la cavistica, non so se si può dire cavistica, se potrà di boh. Allora, questo qua non so come viene chiamato nel manuale di istruzioni, unità processore, come sapete sono fissata
C'ho il terrore pure ad aprire queste cose. Ma dai, che carina sta scatolina. È una scatola piccolina, ragazzi, abbastanza piccola. Adesso probabilmente non riuscirà manco a metterla a fuoco mai nella vita, perché è nera. C'è il simbolo della Play qua sopra, non so se riuscite a vederlo. I vari ingressi, altri ingressi, insomma. È una semplice scatolina nera, bella carina, direi. Mettiamola un attimo da parte, mettiamola nella sua cellophane. Dopodiché qua c'è un cavo che sembrerebbe essere quello per la corrente, ragazzi. Qui, eccola qua, abbiamo la PlayStation camera. Pian pianino, non vorrei fare danni, ma dai, che carina che è. È bellina, ragazzi, eh. Eccola qua, qua ci sono le due camere, non so come chiamarla. E ha il suo cavetto, ovviamente, da collegare alla Play. Poi qua c'è un cavo USB, ragazzi, non mi metterò ad aprire pure i cavi, sennò qua veramente ci stiamo 3 ore. Un cavo che sembrerebbe essere HDMI. Le cuffie, diciamo le cuffiette che andranno collegate al VR, mi sembra di aver visto nel manuale di istruzioni. E questo dovrebbe essere un adattatore di corrente, sì, perché qua andrà collegato quell'altro cavo che sembrava per la corrente, infatti. Non riuscirò mai a richiuderlo come stava, diciamo di sì più o meno. E qua, ragazzi, allora vediamo cos'altro abbiamo. Qui c'è, questo è il supporto, ragazzi, per la PlayStation camera. Non lo vedrete mai bene all'interno della cellophane, ma insomma si vede che ha la forma della PlayStation camera. Qua c'è addirittura, ragazzi, un panno per pulirlo, quindi per tenerlo pulito. Questo evidentemente hanno pensato, ma dai, che carino, ragazzi. Non lo vedrete mai nella vita, probabilmente col riflesso, ma è tutto fatto tipo coi simboletti della Play, è fantastico. Dicevo che probabilmente hanno pensato alla mia mania per la pulizia. Qua, ragazzi, c'è un guscio per, insomma, scaricare il gioco gratuitamente, quello, insomma, dei vari minigiochi, credo. C'è un codice, quindi poi da inserire. Mettiamo anche questo da parte. Ci sono le copie fisiche, ragazzi, dei giochi. Io sinceramente pensavo ci sarebbero stati dei codici, e invece potete ben vedere, ragazzi, che ci sono proprio le copie fisiche di questi, appunto, due giochi, Doom e Skyrim in VR, ragazzi, pazzesco. Dopodiché qua abbiamo il pezzo forte che io probabilmente non riuscirò a tirare fuori senza fare qualche danno. Eccolo qua, ragazzi, all'interno della sua cellophane pazzesca. Vediamo se riesco a tirarlo fuori. Eccolo qua, ragazzi. Mettiamo un attimo da parte sta scatola. Ecco qua, ragazzi, il visore pazzesco, fantastico, incredibile. Poi ci sono altri cavi che, come potete vedere, poi andranno collegati a tutti gli altri dispositivi che abbiamo visto. Che dire, raga, che tutto questo mi sembra assurdo, raga. Io vi giuro che non ho ancora, eccomi qua, dicevo, ragazzi, che io non ho ancora realizzato il fatto di avere questo coso, e probabilmente non realizzerò tutto questo fino a quando non lo attaccherò e non giocherò a qualcosa. Sarà di sicuro una cosa pazzesca, quindi incredibile, veramente non ci sto credendo, ragazzi. Per cui, che dire, questo unboxing termina qui. Io ringrazio ancora Rodrigo per il fantastico regalo, e quindi niente, questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione, un bodoscio a tutti, ragazzi, ciao!